Grazie Presidente, noi intanto una dichiarazione di voto, noi vogliamo astenerci, proprio perché in commissione cioè, è arrivata già una lista preconfezionata e non abbiamo avuto possibilità di esprimerci in tal senso, quindi purtroppo assistiamo spesso a queste posizioni che arrivano. Io volevo fare una riflessione legata alla democrazia. Citando una frase di Bernard Russell, innalza un palo nella piazza del paese, adornalo, chiama la gente e avrai una festa. Il palo rappresenta l'alito della libertà, i doni sono la giustizia, il benessere della sobrietà, la pace e le relazioni sociali nell'amicizia, il diverso come dono culturale, la festa come democrazia inclusiva. Con questa festa il cittadino vuole celebrare il passaggio da una democrazia rappresentativa o delegata, come democrazia parziale e segmentata, a una democrazia reale. In questo il popolo rappresenta il vero detentore delle decisioni a lui riguardanti, penetrando in profondità nella società civile in cui lui, cittadino, è il massimo e unico rappresentante, dove recupera il suo valore d'uso, generatore di una vita pubblica, cioè civile e conviviale. Ricordiamoci questi principi nell'esercizio del nostro lavoro di consiglieri. La democrazia inclusiva, cioè quella immanente, che nasce nelle coscienze delle persone, che matura nella consapevolezza ontologica dell'uomo, è il pilastro della democrazia partecipativa. Solo quando l'uomo prende coscienza morale, solo quando egli si fa portavoce di istanze di rinnovamento, di esigenze di libertà, di giustizia, di pace, democrazia persuasiva, cioè quando nasce in lui la necessità di una democrazia inclusiva. Volevo altresì ricordare che è in un modo diverso di essere cittadini che si cambia anche la società, si crea un'altra modernità, come la definisce l'intellettuale peruviano Aníbal Quijano, che è basata sulle forme di vita culturale, privilegiando la libertà individuale, la reciprocità, la democrazia quotidiana, la giustizia e la solidarietà fra uguali. È questo un nuovo modo di concetto, di privato sociale che vuole penetrare profondamente nei gangli decisionali delle istituzioni, che si crea non solo un tipo nuovo di ordine sociale, ma anche un nuovo tipo di Stato. Questi sono principi che sono alla base di una coesione sociale, si ripercuotono in un contesto di costruzione collettiva che portano a rivendicazioni di un'ampia pratica di democrazia diretta e partecipativa che sono alla base di una nuova modernità. E insieme al concetto di democrazia si può collegare il concetto di pace, il pace non una costruzione basata su paradigmi istanti, su esternazioni di idee preconcette, di valori imposti da altri, ma da una creazione ininterrotta di desiderata serenità che proviene dalle piccole cose che il sentimento umano fa continuamente nascere. A tal riguardo la pace deve essere un'espressione di creatività derivata dal colloquio tra la mente e l'amore. Bisogna avere dentro di noi una riflessione costante, un'innovazione continua nel nostro modo di agire. La capacità di mettersi sempre in gioco si vede sempre meno nelle istituzioni, di esaminarci, di guidarci e sapere proporre dei cambiamenti, anche se occorre radicali nel nostro modo di vivere, di confrontarci con gli altri, ma mai definitivi. Grazie mille.